Consigliere Maggi, ultimo intervento, chiederei di stare sui tempi perché... Sì, voglio dire che concordo con quanto ha detto Busilacchi, il capogruppo Busilacchi, per un consiglio tematico. Per quanto riguarda invece questo emendamento, caro collega Micucci, qui non si tratta di approfondire, qui si tratta comunque di dire alle persone che richiedono in un momento così delicato l'interruzione di gravidanza, sottoporle a un intervento già vecchio e sorpassato, anziché dargli il meglio dell'assistenza psicologica e medica. Quindi io penso che le donne non possono aspettare in questo delicatissimo momento, aspettare la riflessione del consiglio regionale. Questo passa sulla pelle, sul dolore e sulla gravità psicologica di un momento delicatissimo di una donna. Per cui, caro Marconi, la questione ideologica non la facciamo noi, la fai tu, perché la questione ideologica è proprio nel momento in cui non si guarda la salute delle persone, non si guarda il benessere delle persone, non si guarda la felicità comunque. Allora facciamo un dibattito su questo. La 194 non è applicata perché i medici obiettori non fanno carriera. Per questo non è applicata, perché il primario quando è obiettore, gli altri quando il primario è obiettore, tutti gli altri medici sono obiettori. Quando una donna chiede l'interruzione della gravidanza in un momento così delicato e particolare della propria vita, perché ci sono gli obiettori, deve aspettare un mese e mezzo e lacerarsi nel dolore di questa decisione per un mese e mezzo, perché il medico non fa carriera e diventa obiettore. Siamo seri, allora. Guardiamo le persone, non guardiamo il teatrino della politica. Votiamo. A questo punto votiamo con la chiamata. Presidente, dichiarazione di voto.